Eccoci qui, bentrovati alla nostra riunione di redazione in compagnia di Claudio Garioni. Ciao Ciao, Claudio. ciao a tutti. Buon Michael Cuomo, ben ritrovato. pomeriggio. Un saluto a Stefano Donati, Ciao, buon pomeriggio. che questa sera si prepara ad un grande appuntamento, poi con postazione mercato, ci sarà Nicolò Schira, Certo. chiaramente tante novità su tutte le trattative e i mondiali che ci stanno dando degli spunti interessanti. Ne parliamo anche con Nicola Gallo. Ciao Nicola, ben ritrovato a te. Ciao, Jessica. Un pomeriggio a tutti. Ecco, partiamo proprio da quello che è accaduto al Mondiale, questa notizia che ci è arrivata questa mattina che riguarda Onana, che è stato messo fuori rosa dal CT per motivi disciplinari, ci sarebbe stato proprio uno scontro tra i due e da qui la decisione appunto di estrometterlo dalla rosa. Bisogna ancora capire se, come si è detto, Onana farà le valigie e lascerà definitivamente il Mondiale, perché sembrava fosse questa l'indicazione ultima. Però c'era ancora qualche speranza forse di vederlo. È chiaro che questo, Claudio, per un portiere che comunque si era già fatto conoscere per un carattere abbastanza esuberante e spesso fuori dalle righe, non è il massimo. Sì, devo dire che leggendo la notizia stamattina, da una parte sono rimasto sorpreso, nel senso che si prende una decisione a quanto pare importante, cioè quella di addirittura estrometterlo definitivamente dalla competizione, se così fosse poi confermato. Dall'altra un pochino anch'io ho ripensato e ho detto, però il personaggio è un po' soggetto a finire nei guai, no? C'era il famoso why always me, e a volte il why always me è perché le cose poi dipendono da te stesso, non sempre solo dagli altri, dalla sfortuna, dalle coincidenze o dal mondo cattivo. In questo caso no, non so esattamente cosa sia successo, poi probabilmente qualcuno tra qualche settimana, mesi, anni ci racconterà cosa è successo in quello che dovrebbe essere stato un diverbio in allenamento qualcuno ha raccontato che siano visioni diverse di filosofia calcistica, di tattica di gioco, però Perché fa l'allenatore, no? Onana non fa l'allenatore, penso che magari un confronto su come deve interpretare il ruolo possa anche starci, che esprima il suo parere. Poi immagino che se si è arrivati a questa decisione, probabilmente i toni non sono stati quelli In corretti. Camerun hanno anche detto se l'è presa, ha, diciamo così, detto all'allenatore, ha contestato all'allenatore la scelta di far giocare l'ex Toron Kulu al centro della difesa. Questo scrivono media camerunesi, che tra l'altro hanno lanciato ovviamente la notizia prima del fischio Tra d'inizio. l'altro poi ha parlato il CT, adesso vado da Nicola perché mi pare che volesse intervenire, il CT del Camerun nel post partita ha detto che ha chiesto di andare via il portiere e lui invece gli ha chiesto di aspettare per vedere se riuscirà a rispettare le loro regole. Pretende rispetto, dice il CT del Camerun, quindi questo fa sottintendere chiaramente che c'è Però stata una io mancanza di cioè, lo rispetto. manderei a casa, a Sì. prescindere da Onana, un giocatore che per un diverbio poi chiede di lasciare il ritiro di un mondiale, che magari ti capita una volta nella Sì. vita, è un giocatore o comunque un soggetto da questo punto di vista Particolare. su cui sì, si fa fatica a fare affidamento. Io invece mi sono un po' stupito, nel senso che in questi mesi di Inter, Sì. pur essendo partito sempre in panchina, non avendo avuto delle possibilità, non abbiamo mai È sentito una vero. parola fuori posto, oppure. Quindi un po' mi ha stupito. Poi soprattutto, sai, il Mondiale, è vero che vi ricorderete Balotelli in Brasile, no? Che poi in modo postumo abbiamo scoperto che tutti i suoi atteggiamenti sbagliati in quel ritiro, quindi può capitare, no? Magari noi dal nostro punto di vista diciamo, caspita, il mondiale lo Sì, fai una volta ti magari nella capita, vita, esatto. cioè penso che vuoi dar tutto per fare il meglio, no? E quindi certo che colpisce un Sì, po' è la strano che notizia. effettivamente chieda poi lui di andare via. Nicola? No, allora, beh, di Nkunku si era parlato anche prima del mondiale, perché pare abbia qualche grado di parentela o frequentazioni con parenti dell'allenatore, gli avevano imputato questo, Nkunku. Tempo fa si era tolto la nazionale, poi era rientrato, poi era stato di nuovo lasciato a casa. Ma al di là di questo, primo, un calciatore non può chiedere chi gioca e chi non gioca.
Forse lo faceva Maradona, ma era Maradona. Secondo, se il problema, perché mi sembra che poi alla fine nelle discussioni tra il portiere e il tecnico, il problema forse buttalo un po' via la palla invece di giocare sempre corto, che è rischioso, non siamo esattamente il Barcellona. Al di là del fatto che sia una richiesta giusta o sbagliata, c'è un allenatore che prende le decisioni e un giocatore che deve eseguire. Per cui, insomma, io mi sento di dire che è dalla parte del torto. Se poi per di più ha detto di sua sponte, io prendo e me ne vado, beh, abbandonare i compagni è anche brutto proprio nei confronti delle persone con cui dividi lo spogliatoio, eh. Sì, questo è vero, immagino che i tifosi dell'Inter vedano, diciamo, il bicchiere mezzo pieno perché di fatto poi torna a Dici, però casa no, e io non vedrei beh, mai il sai. bicchiere mezzo pieno se un giocatore che Sì, però guardando litiga gli vuole andare a interessi casa. personali, se tu dici Però un giustamente. portiere, cioè che. Sì, però io immagino che il Milan sia stata felice, diciamo, l'ambiente rossonero quando ha scoperto che Maignan non era stato convocato. È Sì, vero che arrivava da un però arrivava da un infortunio. Sì, infortunio, questo è cioè vero, questo è vero. sinceramente a me colpirebbe di più il negativo l'aspetto comportamentale rispetto a preservarsi per 180 minuti in meno o quelli che farà il Camerun da qui alla fine del Del mondiale. mondiale, sei d'accordo, Claudio? Sono d'accordo, sì, anche perché comunque nel percorso, diciamo, che abbiamo vissuto in Italia di Onana sembrava un percorso virtuoso, no? Certo, Cioè, è di arrivato, crescita. è vero che è arrivato, e tra l'altro è arrivato con un'etichetta anche un po' Scomoda. scomoda perché era il portiere che faceva le Le papere, il papere. portiere che Beh, che aveva avuto comunque doveva quella prendere, squalifica. che era stato squalificato, che doveva prendere il posto di Handanovic, che nel bene e nel male comunque rappresentava una certezza sia all'interno degli equilibri dell'Inter, sia per il rendimento che aveva dato negli anni, va bene. In flessione sicuramente, però arriva, si trova praticamente riserva quando tutti invece pensavano che potesse essere subito il titolare. Probabilmente ha fatto vedere che ha delle qualità perché alla fine riesce a ottenere il posto da titolare e quindi si pensava adesso va al mondiale e può trarre ulteriore magari beneficio dal fatto di una manifestazione dove lui sarebbe poteva essere uno dei protagonisti, Sì. no? Anche della sua squadra. E invece arriva questa notizia, effettivamente se poi è stato lui stesso a dire me ne vado, è un po', non so se definirla un aggravante, non sapendo esattamente quello che si sono detti e quello che è Io successo. però una distinzione la farei. Cioè, tu a te club, a me tifoso, arriva la notizia che lui è arrivato tardi all'allenamento piuttosto che alla Nainggolan lo hanno beccato mentre fumava una sigaretta nell'hotel. Lì è un conto. Qui mi sembra un eccesso di Protagonismo. sì, di leadership, no? Lui sa di essere uno dei pochi europei del Camerun, sa di essere un giocatore rappresentativo. Sa che nella prima partita ci ha messo e come del suo Beh, per però tenere a non le galla la squadra licenze, nazionale diciamo. e fa un po' tra virgolette. Però non chiedi tu di andare via. Io ti posso seguire. Cerco di recuperare, cioè chiedo di andare via. Se non mi vogliono mandare via loro. No, io mi immagino il dialogo. Mister, ma perché metti quello lì che in difesa siamo troppo ballerini con Kulù? Che ne so, metti questo che ne Da so più io. Dà garanzia. più garanzie e mi permette anche a me di fare il mio gioco, cioè di spingermi in avanti, di fare un po' il regista difensivo, perché lui mi pare di capire che fa questo. Quell'altro gli ha risposto: Decido no, decido io. io chi cavolo sei tu, tu pensa stare tra i pali e anzi, dove pensi di andare, stai tra i pali. E lui gli dice: senti, va bene, allora sai che c'è, io me ne vado. Può essere questo. Non lo sto Mai che a dispetto giustificando, delle eh. cariche, mai se fosse andata così, non ti puoi permettere di rispondere così al tuo Lo superiore. so, lo so, Sei però. pagato per prendere delle decisioni. Lo Poi, so, più che Nicola, ma altro può quanti essere diverbi di la questo tipo questione ci della palla saranno nei tra i piedi, giocatori? perché un Kulù è un giocatore abbastanza bravo a far partire l'azione. Se vuole essere lui, non lo so, cosa vuole che andare a tirare i rigori e le punizioni, se non gli fa tirare a decidere lui. Non è Nicola, per possibile. C'è un carità, e allenatore che poi ha però pagato per fare scusate, scelte. cioè, può anche Ma starci che scusate, io non lo sto Onana dice le giustificando, eh. sue cose, il CT dice faccio così e lui dice vabbè, sto in porta e paro.
No, lui dice. Cioè, alla fine no, perché lui l'ha escluso da. professionista deve decidere Però questa lui l'ha cosa. escluso dalla partita, Bravo. decisione dell'allenatore. E quindi la sua risposta è stata: ah, sì, mi escludi da una E allora partita, mi state escludo qua voi. totalmente E da allora una. qua È sono quello due che lascia. caratteri. Sono i due caratteri che non possono stare insieme. Certo. Sì. Però io sono d'accordo con chi pensa. Cioè, io lato Inter. È chiaro che non ci faccio una bella figura a livello di immagine che un mio Ma giocatore. no, dai, Michael. No, non ci faccio una bella figura. Sto Ma dicendo, no. ma io tifoso se mi torna prima, ma chi se ne Ma il frega? Vedi che portiere, ci sono tifosi dai. che Ma ragionano ovvio. così. Vabbè, Ma perché i tifosi del Milan Michael erano ha tutta contenti. una serie di pensieri Ma no, sulla ne ho detta gestione una, delle. Ma no, questa non la dirò mai. Ma Meno scusami, per male. esempio, il Milan adesso Giroud. Ma è breve, cioè è breve di Vabbè, poco poi tempo mandami fa. un WhatsApp, Beh, se così torna così ti Giroud batto prima. anche su Per dire, sta WhatsApp. giocando. Sì, però sta giocando bene, sei contento Sì, del però lavoro che vedi. sta Fino a un certo facendo. punto, Sì, poi però. vedi Kim, prima partita, Polpaccino. Kier già ha una Kier, una problematica partita, muscolare. Vabbè, invece se Ho era qua, capito, ma giocava qua, non si faceva cioè, male. esatto. No, vabbè, chi se ne frega, intanto lascialo qua, poi me la vedo io. Poteva farsi male anche giocando o allenandosi, eh. Campionato riparte tra un mese abbondante, quasi un mese, una No, lui vuole i Quattro giocatori che non giornate. giocano a pallone, no? Perché fuori dalle coppe, fuori dal mondiale, fuori. Esatto. Cosa fanno tutto il giorno questi giocatori? Se non giocano, cos'è che fanno? No, ma io sono perfettamente d'accordo con la tua tesi, ma io ne ho un'altra. Cioè che io club che detengo il cartellino del giocatore, pago. che pago il giocatore, che ne sono proprietario, Allora che con aboliamo le questo. nazionali. Basta, diciamo che le nazionali sono un fastidio per il vostro calcio business. No, no, Claudio, semplicemente se mi si fa male al mondiale a giugno, che poi il campionato inizia ad agosto, Tu dici un conto. anche chi se ne frega. Ma siccome Kim tra meno di un mese è in campo contro l'Inter, io Spalletti, cioè scusate, Spalletti oggi cosa dirà? Mannaggia, ma speriamo che non giochi più e Sì, speriamo va che bene, però Forza Ghana fa e via parte la del Corea. gioco. Cioè, nel Cioè, gioco beh, oh. calcio ci sono anche gli infortuni e nella professione calciatore c'è quella di fare le E poi partite. scusami, se un giocatore come Onana, che ha fatto così in nazionale, lo può fare anche all'Inter. Questo Cioè, è appena un prende altro più discorso. confidenza, Inzaghi decide di far giocare Acerbi piuttosto che De Vrij, lui dice di no e prende cosa fa? Va via No, dall'Inter. ma lato club sono perfettamente E d'accordo con quindi non è te. che sei contento perché No, no, torna a no, no. Io casa. parlo da. Il tifoso è giusto che la Sì, ma pensi. anche il tifoso Posto dovrebbe che avere una visione un po' più ogni. ampia e pensare che magari fatto in Camerun lo fa anche Possa all'Inter. rifarlo. E poi ti Sì. ritrovi senza il portiere. Anche perché poi tu dicevi, Claudio, è una questione magari di carattere, quello di Onana non è conciliante con quello del CT. Però è anche vero che se un giocatore, come diceva Stefano, arriva a rinunciare ad una competizione così Sì, importante per la propria è un carriera, impulsivo. vuol dire che è un impulsivo, che ragiona di pancia, evidentemente il suo orgoglio è più importante rispetto al suo lato professionale. E questo può diventare davvero un problema poi anche per un club. Se lo fa una volta, lo può fare I anche un'altra. portieri già di per sé Esatto. sono un po' tutti pazzerelli. Vabbè, adesso questo è. No, però è vero. C'è la storia che per giocare in porta devi Devi essere un po' essere spregiudicato. Tu vedi Vitolia, spregiudicato. Quello no? Tu vestito dici. diverso dagli altri, insomma, perché No, è c'è quello la che dietro deve divisa. fare l'allenatore in campo, no? Esatto. Detto questo, comunque Beh, il Vitolia è la Camerun. conferma, però. Infatti, infatti. Ma non solo lui. Vi vorrei far sentire Maignan. sì. Nel calcio a porte chiuse, Maignan è uno da mal di te, da moment. Cioè, per quanto lo Per senti quanto urlare, parlava, cioè, quel Lille Milan credo mi sia rimbombato nella perché poi in testa. quel momento non c'erano neanche i tifosi sugli spalti, quindi si sentivano maggiormente tutto. Dicevo, il Camerun comunque senza Onana è riuscito a strappare un pareggio, un 3-3 contro la Serbia, che è un'altra di quelle nazionali che sta deludendo, che si è complicata notevolmente il proprio cammino e soprattutto una di quelle nazionali in cui dovremmo vedere, diciamo, i nostri italiani, non di nazionale, ma del nostro campionato italiano, su tutti Milinkovic-Savic e Vlahovic, che non ha giocato neanche un minuto, che invece non stanno facendo un bel mondiale. Tra poco ne parliamo perché chiaramente continuano le polemiche proprio nei confronti dell'attaccante bianconero. A tra poco.
Nicola, parto da te, dicevamo della Serbia che sta deludendo e soprattutto stanno deludendo i suoi interpreti, su tutti parlo di Dusan Vlahovic che non abbiamo visto neanche in campo e questo la dice lunga perché su un 3-3 ci immaginiamo che insomma servendo un gol che può fare la differenza tu il tuo giocatore lo metti in campo, se non lo metti in campo evidentemente c'è un problema di fondo. Sì, però chi delude è l'allenatore. A me faceva impazzire quando ero bambino come calciatore. Adesso però Stojkovic mi sembra che non ne stia prendendo una, perché l'abbiamo detto prima, prendere due gol in contropiede facendo il fuorigioco a 45 metri dalla porta quando vinci 3-1 è assurdo. Per di più, va bene, non sta bene Vlahovic, metti Jovic. Jovic era talmente caldo che si è fatto ammonire dalla panchina. Non ha messo un altro centravanti, ha cambiato un po' gli esterni offensivi. Sinceramente non ho capito, o è convinto di battere la Svizzera in maniera agevole e che la Svizzera non faccia punti col Brasile, oppure è davvero poco comprensibile, perché poi oggi ha rischiato anche di perderla, con qualche contropiede la partita. Qui è tutto molto strano. Dà un pochettino da pensare anche alla situazione di Vlahovic. Contro il Brasile l'abbiamo visto entrare in campo, sembrava un ectoplasma. Oggi non l'abbiamo nemmeno visto, e quindi bisognerà cercare di capire come sta questo ragazzo. La pubalgia è un male infido, crea dei problemi, non guarisci finché quanto durerà, però insomma poi parliamo con un ragazzo giovane, molto integro, secondo me oggi uno così era da mettere dentro per provare a vincere la partita. Stefano? No, però la mia domanda era come sta Vlahovic, nel senso che io penso che alla fine non l'abbia inserito per un problema anche fisico, cioè contro il Brasile l'abbiamo visto praticamente non in condizione, le ultime partite della Juve non le ha mai giocate. Secondo me la situazione fisica del giocatore inizia anche a preoccupare un po'. Lo stesso Allegri... Però Stefano, quello che dà da pensare è che non ha messo dentro neanche Jovic, che non ha proprio voluto aggiungere un attaccante, ed è un po' inspiegabile. Sì, ci sta anche questa chiave di lettura, però diciamo andando a ripercorrere le ultime settimane di Vlahovic... Sono settimane abbastanza inquietanti. Se andiamo anche, magari poi stasera lo facciamo, a riprendere quell'estratto di conferenza in cui Allegri parla del giocatore e dice: ma chiamatela pubalgia, chiamatela un po' come volete. Insomma, bisogna capire come sta, che cosa ha, perché poi non è che pronti via a gennaio. Sì, anche perché poi quando si fanno frasi di questo tipo qua, non fai il bene del tuo giocatore, cioè cosa vuol dire dire doveva giustificare comunque l'assenza perché non era neanche convocato, e quindi ti chiedono che cosa avrà, no, perché poi lasciando il punto di domanda viene riempito, no? Poi ma se vuoto. Ti ricordi quando l'abbiamo commentata tutti insieme anche durante la riunione di redazione, ma avevamo tutti detto ma che problema c'è a dire alla pubalgia, certo. Perché la pubalgia, come diceva Nicola, è comunque quel male, no, a livello sportivo, sì, che nessuno vuol pronunciare. Sempre questa cosa, io adesso non so se è una strategia, ma da anni anche passati, no, dove gli infortuni venivano sempre un po' annacquati. Sì, annacquati nel farli emergere a livello tuttora. Di comunicazione. E tuttora continua questa cosa. Non so se perché i giocatori stessi, che magari... giustamente dal punto di vista medico chiedono di non essere, ma no, ma fa sì, che però non ha molto senso, no? Però così anche perché se poi non gioca anzi come di Florenzi che crolla a terra Sassuolo e poi non fa il comunicato per 10 giorni, dici che privacy è, lo vedi che crolla a terra e si tiene sì, il muscolo, ma infatti no, è una logica. Anzi, però, ma come, scusami, anche come su Lukaku, no? Certo. Se è rimasto, vabbè, per lì, settimane di riposo, la gestione un po' particolare. Non... Sì, però perché non si può dire c'è stata una ricaduta? Oh, succede. Perché poi viene accusato, ha avuto un altro problema, lo staff medico, esatto. I preparatori, ma tanto invece quindi... così no. Così aspetti qualche giorno. Sai cos'è che pubalgia? Io posso anche interpretarlo e capirlo, Allegri, cioè la pubalgia è davvero fastidiosa, è davvero imprevedibile, è davvero strana, che ti fa male tutto. Cioè una volta ti prende la schiena, e una volta ti prende la gamba, e una volta ti prende l'inguine, e una volta ti prende... Però ci sarà una diagnosi. Cioè, sapranno alla pubalgia.
Ah no, Poi certo. magari adesso si la Anche chiameranno perché scientificamente in un altro è una modo. delle cose che puoi sentire al tatto, nel senso è... Sì, no, certo, Nel ma è senso, ma palesemente quella. no, è quello, però non ce lo siamo spiegati già quel giorno, ormai sono passati 3 settimane, credo. Tre settimane, certo. E siamo ancora alle prese con un giocatore che non viene inserito contro Brasile, ha fatto malissimo. Non so quale può essere la soluzione migliore. Lui sì, magari non giocare più in queste partite del mondiale e fare un programma di Un programma di recupero recupero? personale. Non so se l'operazione può adesso. Più che altro perché, Nicola, nell'ultima parte del campionato c'era chi avanzava l'ipotesi che, diciamo, Vlahovic si stesse un po' tenendo proprio in previsione del mondiale. Invece, vedendo le prime due gare, abbiamo capito che quella non era la spiegazione, cioè Vlahovic stava veramente, male, non era, in forma. È chiaro Sì. che, dice giustamente Stefano, forse qui, bisogna fare una valutazione per recuperare il giocatore. Però io sono d'accordo, c'è anche da dire che questa però non è la nazionale di Vlahovic, eh. Questa è la squadra di Mitrovic, è la stella di questa squadra, non è lui. Il riferimento offensivo in questo momento è Mitrovic, Però poi questo, c'è un Nicola, grande scusami, cioè regista Mitrovic è offensivo uno come che Tadic segna e poi insomma possiamo parlarne, da però attenzione, e poi può anche essere semplicemente che se si è allenato male perché è condizionato dalla pubalgia, o se in un momento di scarsa forma, che può starci perché si è allenato poco, può anche aver fatto altre scelte l'allenatore, cioè che in questo momento non lo veda Eh sì, bene. Poi certo. questo sì può essere un problema per la Juve, No, però. ma io infatti questa considerazione secondo me va anche fatta, perché se lui comunque entra nella partita col Brasile, penso che lo considerino utilizzabile. Il fatto che però... Magari l'hanno rischiato e non è stato bene poi Ma negli no, ma allenamenti. Quindi è torniamo, peggiorato torniamo alla nelle... Però pubalgia, Claudio. l'altra questione, quello che dice Nicola... La stella titolare sarebbe stata probabilmente lo stesso Mitrovic, anche con Vlahovic sano. Per me no. Sì, Mitrovic che gioca nel sì. fu. Eh sì, Ragazzi, vedi, sì, perché sì, ma funziona ragazzi, nella guardate i nazionale, numeri è delle... vero. Cioè, Stefano, cioè noi Però continuiamo è a dire che i clamoroso, campioni che Nicola, è giocano... clamoroso questo. Scusami Claudio, i calciatori che giocano al nostro campionato sono i più forti di tutti. Beh, poi c'entrano i numeri però. Ragazzi, questa è la Serbia di Mitrovic. I gol pesanti li ha fatti Mitrovic. È Vlahovic, vero. perché è giovanissimo, ha esordito in nazionale un anno e mezzo fa. Cioè, il riferimento offensivo di questa squadra è Mitrovic. Poi, che si potesse giocare con Mitrovic e Vlahovic è fuori di dubbio, e che forse era l'idea iniziale. Però il perno offensivo di questa squadra è Mitrovic, l'asse Però è questo ci fa Mitrovic-Tadic. capire anche che in questo periodo, comunque, Infatti, Vlahovic, per quanto noi lo esaltiamo e per quanto la non è, Juve lo abbia è pagato strapagato, 80 ancora Haaland. milioni. Visto che se Quello l'ha fatto non anche c'è sto dubbio, no, ma paragone, non è neanche non lo sarà Mitrovic, mai. sarà mai. Ok, Che gioca ma nel quello che. Fulham e l'anno scorso giocava in Championship. Ma quello che dico io nel. E che ha 22 presenze in nazionale, 10 gol e un assist. Un gol ogni due partite. Eh sì. Ma quello che dico io nei nostri ragionamenti anche un po' provinciali, no? Quando prima Michael diceva, beh, però il tifoso è contento, se te lo... però tu sei contento, diciamo, No, prendiamo ci sono due dei attaccanti, no, prendiamo casi due eccezionali. attaccanti, però prendiamo due attaccanti. Sì. La squadra, non parliamo del tifoso contento, no. La squadra, secondo voi, per la squadra è più funzionale un giocatore come Giroud, faccio un esempio, che magari si gioca quasi tutte le partite del mondiale, segna, informa, oppure uno come Vlahovic che magari gioca una partita, torna a casa, però sarà un po' Per i col morale 36 giù, anni Giroud col morale è giù giusto per... come dici tu, è No. giusto, cioè dal mio punto, io come la ragionerei? Per Giroud io speravo si stancasse il meno possibile, per i Lukaku, per i Sì, Vlahovic, per i De Ketelaere, vero. mi Ma dà auguro che anche questo mondiale spinta anche a faccia da Giroud. dinamo, da spinta, ma sono casi Secondo me per tutti, eccezionali, secondo me presi per tutti. singolarmente. Secondo me per tutti. È E meglio avere un poi giocatore scusami. impiegato e in Però forma, nel magari lo senso che ha impieghi fatto fino alla gol. fine, arriva in Poi, finale, la perde, quindi lo demotivi no, subito io sono e in sempre, ritardo hai sono accumulato sempre qualche più gol. dell'idea di Stefano. Cioè, è meglio avere un giocatore che va bene. Che è in salute, che Soprattutto, fa gol. ma questo sì, ma perché gli attaccanti hanno nel Di gol la attaccanti sto parlando. loro... No, no, esatto. Sugli attaccanti sì. Poi per Giroud però c'è il discorso dell'età che non possiamo sottovalutare. Non Però possiamo, lui fa
già gli straordinari nella prima parte di stagione, giusto? Sì, certo. Fa l'esatto opposto di quello che ha fatto l'anno scorso. L'anno scorso, prima parte di stagione, Giroud non pervenuto, paragoni con Mandzukic, cioè paragonato allo È zero. vero. Nella seconda parte di stagione fa tutto quello di cui necessitava il Milan per vincere lo scudetto, cioè i gol. Pochi, ma tic, messi lì col contagocce e tutti quelli E pesanti che quest'anno servivano. riparte alla grande. Quest'anno ha fatto l'Ibrahimovic della prima E lo parte dell'anno rigi scorso, anche. perché l'anno scorso Ibra fa 8 gol nella prima parte, e poi si affloscia. E il pericolo è che a 36 anni giocare tutte le partite di un mondiale con la Francia, che con ogni probabilità arriverà fino in fondo, arrivi stanco. Mi Non che stanco, arrivi con la ma pancia piena. Ho capito, però Giroud, voglio dire, emotivamente vai a prendere tutti i emotivamente palloni, serve poi il ti fai male, mondiale. è un problema. Cioè, è talmente un giocatore di esperienza, è più Lo un so. De Ketelaere, un Vlahovic che Ecco, vanno De Ketelaere mi rivitalizzati. preoccupa. De Ketelaere è quello che guardo la partita col Belgio. Ieri al 75esimo entra De Ketelaere e dico: oh, finalmente mi guardo De Hai visto quello Ketelaere. del Milan, quindi No, non è l'ho un proprio problema. visto Proprio perché era un quello. fantasma. Esattamente. E quello è Quello un del problema. Milan. Quello non è, cavolo, entra De Ketelaere, oddio, adesso ho paura di De Ketelaere. No, lì era, speriamo di vederlo vivo. E invece. Non c'è stato nulla da fare. Invece. Beh, però questo effettivamente è un dato molto preoccupante perché i tifosi del Milan speravano che con la nazionale lui potesse in qualche modo trovare una nuova linfa. Un Invece quarto così d'ora è non è. poco, eh? Un quarto d'ora è Sì, poco, è vero, però io la prima partita lui non ha giocato, un quarto d'ora è poco, facevo il paragone però con qualcosa di Mertens. più. Ieri Mertens entra a 35 anni, entra 3-4 minuti prima di 5 minuti prima di De Ketelaere, quindi anche lui non è che abbia tutto questo tempo a disposizione, però lo senti. Cioè, colpo di tacco, dribbling e conclusione in porta, cioè, è entrato Mertens. Ha una vivacità diversa in attacco il Belgio. Mertens, 35 anni, gioca al Galatasaray. Entra De Ketelaere, non voglio che mi faccia gol o che faccia 8 tiri in porta e Ma faccia fare infatti, 4 miracoli le però che partite. sia nel vivo del Che lo gioco. veda! Ma infatti Che dritto entrato! la parte preoccupante è che è lo stesso del Uguale. Milan, e quindi anche tutto il discorso, che per carità non è che lo risolvi così andando in Qatar, Ambientale, tu però il dici? discorso ambientale comunque nella sua nazionale, con i suoi compagni, eppure hai Beh, visto però ancora quella anche roba lì. adesso io non mi ricordo quante presenze avesse già nella nazionale. No, Poche. È certo, comunque un ingresso giovane, anche lì, certo. non è Tu dici è comunque che. un novellino, però effettivamente. Patisce tutti gli ingressi, quindi. Sì. Ho Cioè capito. le Ho novità. Però capito. questo Ho diventa capito. un problema Giochi al per. Milan, sei stato pagato 35 milioni. E forse è proprio quello il problema. Anzi, il Lo so, però Belgio. davanti il Belgio non è che. Cioè, giocano dei fenomeni, eh. Appunto, e dovrebbe essere facilitato. Cioè, ieri con Sì, tutto il però bene. dico, un quarto d'ora è poco, e un Cioè, quarto non d'ora è ti. poco perché davanti ci sono giocatori più di qualità. In quarto d'ora con i recuperi del Ma mondiale, tu hai no, noi detto è ridiamo. poco, no? Dico, entra poco perché davanti ha dei titolari che Che non difficilmente lasciano, riesci come a. Leao che nel So che la. Portogallo sta in panchina No, dico un alla quarto d'ora è prima, poco poi perché so vediamo. che la prima tesi difensiva è: ma ha avuto solo un quarto d'ora, che in realtà poi col recupero Ma siamo ai se non 25 sfrutti le minuti. occasioni, Sono non è che ti d'accordo con danno te. sempre Sì, la partita dal primo sono minuto. d'accordo. Cioè, Sono quando hai d'accordo con te. sprecato le occasioni dal primo minuto, restano il quarto d'ora, Certo, resta. Se non certo. fai neanche quello, finisce il tempo. Infatti, quando tu vedi la stagione di De Ketelaere nel Milan fino adesso, sai qual è il dato preoccupante? È che lui le gioca quasi tutte. Lui ha 18 presenze su 21. Cioè, non puoi neanche dire, ma Pioli a un Ha certo giocato punto non l'ha poco, più messo certo. dentro. No, No, a un lui le ha certo giocate punto non tutte. l'ha messo dentro. L'ha messo L'ultima dentro partita non l'ha più poco. messo dentro Poco, perché. poco. Cioè, l'ha messo dentro pochissimo. Finché zero. Cioè, l'ultima. Siamo arrivati E da questo 90. come Quello che dice ti dicevo prima, Stefano, si riduce sempre di più. 90-75. Ma Certo. se non dai mai un contributo, arrivi a zero. Certo, sì. Nicola? Ma no, insomma, io dico che De Ketelaere è un giocatore che va aspettato. Il Milan ha fatto la propria fortuna con i giocatori che ha saputo aspettare. Leao e Tonali su tutti. Vlahovic, la Juventus, ha il dovere di aspettarlo, ma c'è anche tutta la volontà di farlo. Avete detto Dimitrovic, le presenze, i gol. Lui, anche lui è un gol in 2 partite, mi sembra, ho controllato, 18-9. Il problema è che ha fatto 3 gol nelle qualificazioni tra Azerbaigian e Lussemburgo. Quindi è ovvio che le gare importanti le hanno decise altri giocatori. Parliamo però sempre di un ragazzo giovanissimo, su cui adesso un pelo di alone di mistero c'è. La Juve ha la fortuna di avere in mano Milik, che per adesso è stato un palliativo più che sufficiente. Ecco, però questo vorrei affrontare con te, Nicola, che
le partite della Juve le hai viste tutte e studiate e analizzate, ma nelle ultime partite, quando vediamo i gol di Ken e i gol di Milik, ti chiedo, secondo te, se ci fosse stato Vlahovic, la Juve sarebbe stata più contenta o no? Nicola, facciamo Beh, non ho la così. sfera di cristallo, non ho la sfera di cristallo, però la rimonta la porta alla sua firma. Il derby lo decide lui. Non è un gran gol, è un gol d'attaccante, è vero. Lui ne ha fatti tanti belli, quella è una zampata in mischia. Non lo so, è anche una Juve che va meglio. Di tutti quelli che hai citato, forse Vlahovic è quello che partecipa meno alla manovra. Milik è bellissimo da vedere giocare. Poi, però, le capacità che ha questo ragazzo fisiche. E di rabbia, cioè insomma, di capacità di fare gol, io me lo tengo stretto. L'unico problema può essere che qualcuno gli abbia fatto credere di essere diventato troppo forte sin da ragazzo e quindi voler bruciare un po' le tappe, no? Ritenersi troppo Donati, che forte. prima Quindi diceva Haaland e Mbappé. no, è Allegri ha Allegri detto. l'ha Il detto, problema che era uno dei più a cui forti. secondo me è andato un po' incontro Pogba. Però vediamo come sarà adesso lui. Si ritroverà, avrà tempo, è certo che le incognite fisiche adesso un Però pochettino aumentano. vi faccio una domanda, no? In questo calcio che va sempre di fretta e quindi sbaglia anche nei giudizi e nelle valutazioni, ma la data di scadenza di... Una domanda forte. Ma la data di scadenza di Vlahovic quando è? Nel senso che lui adesso a gennaio è un anno di Juve, Fine è stagione. stato pagato 80 milioni di euro, prende 7 più 8 più 1 più non si capisce, È il 7 più più... pagato È il più comunque della Serie A. pagato. Ecco. Fine stagione, perché poi con De Ligt ci abbiamo messo poco Sì. a mettergli l'etichetta del sopravvalutato. Allegri Non so, con disse: noi Vlahovic partiremo quando... con Vlahovic. Disse una frase di questo tipo: noi partiremo con Vlahovic che sarà più Sì. ambientato, saprà e conoscerà meglio il significato di vestire la maglia della Juventus. Questo lo dice al termine della scorsa stagione. Forse Nicola può ricordare frasi di questo tipo, no? Sì. Di Allegri. Bene. Quindi 6 mesi di ambientamento, stagione che è partita da zero. Vlahovic con la maglia numero 9 è alla Ma riga. voi mi state dicendo che per adesso Vlahovic è una scelta fallimentare? O è No, bocciato? O non è del tutto sai che sufficiente? Non vi sto questa facendo questa domanda perché io hai ho davanti a ragione, me hai ragione. i Infatti, numeri. sai cosa mi sta venendo in mente in questo momento? Un Prima i numeri. giocatore, che ogni settimana eravamo qua a discutere. Chi è? Lasciamo stare tutto l'extracampo. Ma i numeri, la partecipazione al gioco, i risultati della Mauro squadra. Icardi? Eh sì. Ah. No, ragazzi, perché io qui vedo alla Juventus FC, Vlahovic va, mette insieme 36 partite con 16 gol, buttali via. Sì, ma qualcuno su rigore, calcio Capito piazzato. perché stiamo tornando in quella direzione Scusami, là? Stefano. Però io non sto, scusami Nicola, io non sto Maurito. dicendo che è scarso, Sì, ma Maurito non era stato pagato ovviamente. 80 Non sono milioni, però. pazzo. Sto dicendo che comunque la Juve ha investito parecchio. E allora Però vale lo stesso discorso per De Ligt. Pagato la Juve 85. ha investito 100 milioni e 31 di stipendio all'anno per uno che in 3 anni ha fatto un gol. Su calcio di Tutte. Va punizione, bene, e credo ha che sia scelto pure la Cristiano partita Ronaldo. sbagliata dal punto di Esatto, un vista. gol su Dopodiché, punizione. invece, Vlahovic ha fatto due gol su punizione in 10 giorni ad agosto. E secondo me è un Ma surplus per dai, un non centravanti paragonarmi che tutti Vlahovic a dicono essere Cristiano Ronaldo, tecnicamente eh. grezzo a segnare anche su Sì, punizione. ho capito, ma non paragonarmi Vlahovic a Cristiano Ronaldo, dai. Sennò stiamo No, qua tutto il però ti dico che pomeriggio. su punizione ha fatto più gol. E no, E cioè pure se vabbè. su punizione Però se sbaglia. guardi solo quel dato, allora Cristiano Ronaldo non avrebbe fatto Io carriera. lo stavo paragonando ad altri giocatori che Anche sono stati Simone pagati Verdi penso tanto. che abbia fatto più Più gol gol su di punizione in Ronaldo. Serie A di Ronaldo. Con la maglia giusta mai, con la maglia L'ho detto giusta apposta, zero, l'ho zero. detto apposta. Dai, devo correre un attimo in pubblicità, ripartiamo da qui, tra pochissimo. Intanto è da poco terminata un'altra partita del Mondiale che ha visto il successo del Ghana sulla Corea del Sud, Corea di Kim che però non era in campo proprio per un problema al polpaccio, 3-2 risultato finale con un maxi recupero, come ormai ci ha abituato questo Mondiale, 10 minuti Ormai si e va si così. va in quella direzione lì. Ma non si è ancora espresso nessuno dei No, nostri è vero. vertici per la prossima stagione. Sembra che l'intenzione sia quella già da gennaio di Eh andare in sì, infatti, però questa. lo dovranno Ah, sì, almeno dici come. comunicare, No, no? ma fanno Bella come roba. Nel Collina. Fanno senso, lo dici. un'intervista su Bella roba. Instagram
lo dicono così. Sì, ci aspetteremmo delle note ufficiali, no, però. Sai cosa? Che anche a stagione, cioè a Sì, a mondiale in stagione. corso, non abbiamo capito ancora quali sono i parametri I effettivi. gol. Un minuto e mezzo a A gol. gol. Adesso Ghana, Corea del Sud. Corea, 5 gol in 5 gol, totale, 3 a 2, esatto. Un tra minuto e l'altro mezzo. 10 minuti di recupero, così, d'amblè. Ma poi ci sono anche i cambi. Cambi, più gol, più Infortuni. infortuni, eccetera, Quindi eccetera. sono Quindi un ogni gol vale un minuto. Ma tu minuto. facevo Collina un aveva calcolo. detto un minuto e No, lui mezzo. aveva detto se uno esulta 2 minuti si recuperano 2 minuti. Non Sì, c'è un... chi No, recupera però quello in media... perde. Lui vorrebbe la tabella di Io voglio la conversione, no? tabella. Cioè, in Certo, cartellino perché 30 io prevedo le secondi. polemiche. Eh sì, E quindi con la tabella, chiarisci se di più. segnano, così ascolta, tanto è anche bello. Sai che quando hai segnato è 1 minuto e mezzo per esultare, esulta. Tanto poi te li E poi recuperiamo. suona la sirena. Tanto comunque te li Esatto. Se deve recuperiamo. essere lì, di conto. Tutti in Suonava aula, unito. se Suona sei la a un minuto e campanella. 32 Ma giallo. dai. No, No, ma il dramma io vero, Stefano. accetto tutto se lo spiegano. Il dramma vero, e io ci pensavo, no? E dicevo, qua il dramma vero è che essendo un indirizzo dei vertici alla loro classe, cioè può Rocchi il 2 gennaio convocare a Coverciano tutta la classe e dire ragazzi, non alla stampa, ma alla classe, Ma quello è ragazzi, d'ora sbagliato. in poi metodo mondiale. Sì, però Cioè, essendo scusami, un gli indirizzo... arbitri e in generale tutto il sistema lavora per chi? Per i Per chi? tifosi. Ah, e beh, Devono si è lavorare per visto i infatti tifosi. Ma si è sbagliano visto fino ad infatti. oggi. Sbagliano infatti, perché se vai a disorientare chi ti tiene in vita, Ma sì, Stefano, ma noi abbiamo sbagliano. arbitri che si Sbagliano. pentono in settimana di un rosso non dato a Leao su Atebor Quella è e una 3 giorni dopo però fanno... quella è una valutazione soggettiva. No, Invece il quella lì è recupero una potrebbe topica essere una incredibile. valutazione oggettiva. O comunque spiegare, dicono, noi avremo una persona solo per il recupero e starà lì a cronometrare ogni gol, quanto tempo verrà, ci No, ma sarà non è, da cioè, io recuperare. credo che tu Va bene. non possa introdurre una regola così. E la verità è che qua è cambiato il Non so mondo se ai poi... mondiali. In Qatar noi ci siamo svegliati che è cambiato il Avevano mondo. introdotto l'extracomunitario a stagione in Ma in corso ai Inghilterra non è tempi, cambiato quindi. niente, all'IFAB non è cambiato niente. Quindi non è che Ma introduciamo anche una in regola nuova. Inghilterra magari avranno un recupero maggiore. No, ma io dico, il regolamento del Ma gioco per me lo puoi giocante fare, non ma è devi cambiato. comunicarlo. Ho capito, fa niente, ma E devi quindi, essendo un comunicarlo. indirizzo, io non mi aspetto, io spero ci sia come te, ma io non mi aspetto che questi si siedano e dicano, ragazzi, sappiate Però che scusa, l'AIA ha deciso di introdurre che? È un indirizzo. però per la VAR e per le sostituzioni c'è una tabella, no? Cioè per le sostituzioni è 30 secondi a sostituzione, non Ma scatti. perché qui non puoi sapere quanto tempo esulta un Ho giocatore. capito, ma almeno lo devi Sì, però dire, siccome il chiarisci, recupero immaginati. fa No, sì. parte del, cioè i gol verranno recuperati, le Tu esultanze, assegni ci 10 sarà minuti perché qualcuno ci sono che... stati 5 gol, per cui ogni gol Esatto. vale un Ci minuto sarà e fai qualcuno un... che cronometra Esatto. Ma l'esultanza. perché loro dicono, noi abbiamo un sistema migliore, se esulta 2 minuti, recupera 2 minuti, Sì, non uno. ma lo devi dire. Ma Collina questa cosa l'ha detta, ha detto, se uno perde 1 minuto e mezzo per un'esultanza, va recuperato Collina con un anche minuto e mezzo. perché Obiettivamente, mediamente è un Claudio, e mezzo. quell'intervista lì, quando tu senti Collina che parla su un divanetto tra due cuscini con calciatori brutti, così è stata, Sì. giusto? Un divanetto, due cuscini e calciatori. Sembrava un colloquio. Calciatori brutti, spieghiamo, cioè non è Sì, che è una sono... pagina Sì, Instagram, no, no? perché magari non... Seguita. Sì, uno Seguitissima. non Non è veduti. social e dice ha parlato con 4 calciatori Ah, brutti brutti. perché, tra l'altro. Esteticamente, No, no. no, mancherebbe altro. Esatto. Quando lui esprime questo pensiero, che onestamente io mi ero perso, ma perché non sono stato lì, l'intervista dura 1 ora e un quarto, sembra che sia un parere personale il suo. Sì, certo, e però lo dice il capo degli arbitri, Ho capito. Ho il capito. parere forse conta qualcosa. Abbiamo Infatti, sbagliato anche tutti a sottovalutarlo, li fanno. obiettivamente. Poi non l'hanno comunicato Ho bene, siamo capito, ma d'accordo. il capo fa esprimere un regolamento che non Esatto, è però lui dice che l'ha suo. fatto anche nella conferenza di presentazione del Mondiale, eh? Quindi evidentemente non è riuscito a far È passare questo sfuggito. Ma concetto. sai cos'è, E la Claudio? cosa alla fine migliore è sul campo, quando tutti hanno visto 10 minuti, sono accorti che Però è secondo contrario. voi il 4 gennaio, no, Inter-Napoli, Sì. cioè pronti via, vi aspettate più Allora, 10 di recupero, poi fa gol? io spero di no No, perché vince io voglio tutto. sperare No, se te lo dicono il giorno prima va che ci bene. sia una comunicazione
e che se si vuole cambiare lo si faccia dal 4 gennaio. Cioè, se si vuole cambiare, non cambiamolo fra 3 settimane. Sì, però con una comunicazione ufficiale dove si spiega Se bene si vuole tutto, in maniera cambiare, devi dettagliata. cambiare adesso. Appunto. Perché, no, adesso, questa settimana, perché qua E tornano a sì, per attuarlo lavorare. però il 4 Qua tornano a gennaio. lavorare. Mo, ridiamo e scherziamo. Ma se le partite da 90 durano 120. Sì, però hai visto che Oh, il ma un tempo allenatore effettivo dovrà è pensare a partite di 120 e non a partite da 90? analogo. Il tempo effettivo è analogo. Poi non puoi sapere quanto recupero ci sarà prima della partita. Però è analogo sui 60 minuti il tempo effettivo, sennò cosa serve? Cioè, se giochiamo 110 e si giocano ancora effettivi 45, c'è qualcosa Probabilmente che non meno va. male, perché altrimenti senza quei recuperi extra sarebbe No, ancora meno. c'è qualcosa che non va. Allora, volevo tornare un A me, attimo. sinceramente, perché tanto se 10 minuti, in questi 10 minuti Dai, ma dateci il tempo di Ghana effettivo, dai. Corea, hanno inquadrato 3-4 volte i tifosi che facevano così sul petto dei ghanesi, eccetera. Altre volte i coreani che piangono. Questo perché erano i tempi morti della partita, durante il recupero. Ciò significa che poi non è che fai. Allora fai il recupero in tempo effettivo. Ma non si può Altrimenti. giocare col tempo effettivo, tanto ormai alla fine. Sì, Claudio, ma me lo puoi dire a Una Ferragosto, volta per favore? guardavamo la moviola in campo come se fosse uno spauracchio, alla fine abbiamo capito che è meglio averlo. Il tempo effettivo l'abbiamo sempre guardato come una cosa, non so se Nicola, che è molto amante della tradizione, magari qua si irrita, No, Nicola è molto americano, quindi arriva subito però su l'abbiamo questo. sempre guardato male e alla fine oggi scopriamo che vabbè, dai, facciamo sto tempo Però effettivo. il problema sarà uno che vi vado a sottoporre Prego. con il tempo effettivo. Ultima giornata, due squadre su due campi diversi si giocano qualcosa contro magari avversari che non hanno tanto. La mia squadra spezzetta tanto il gioco, finisce un quarto d'ora dopo. In quel quarto d'ora succede quello che dall'altra parte non si augurano. In Italia cosa succede? Niente, mettiamo i 24 secondi di possesso come nel basket, il minuto di possesso. Dopo cambio possesso, non si può tornare Bravo. indietro alla metà campo e le reti le facciamo rotonde, le porte le Ma facciamo il rotonde. tiro che vale più da Cioè, ma lontano veramente. vale di Ma più. lasciateci il vecchio No, questa è calcio. bella. Esatto, Ha ragione, ragazzi, Nicola. no, questo per dirvi che secondo me, attenzione, che il tempo effettivo potrebbe portare a qualche altro problema. Ma no, ma voi immaginatevi il 4 gennaio, Ma ma infatti lo infatti, dicono il ma non si può 3. tornare E a 40 invece, scusate, con 2 minuti di recupero invece siamo. 10 Ma minuti di appunto. recupero, no. 5, ragazzi, No, era. no. E la regola è sempre stata, No, il massimo ragazzi, recupero era 5 5. minuti. A meno che cambi e succede Un qualcosa infortunio che tipo grave. l'infortunio. Cioè, i grandi Anche derby, sempre 5 perché minuti era tutto molto più sistemati. semplice. Finito. No, il Infatti. 4 gennaio, ragazzi, fa freddo allo stadio, un Eh sì. quarto d'ora in più a Fa tutta la la differenza. differenza. Ma È si mettano vero, una mano sul cuore anche loro. è vero. Giusto, giusto. Dobbiamo guardare anche i nostri interessi. Quanto vabbè Volevo col tornare un freddo. attimo su Vlahovic, perché ha parlato il CT Stojkovic e le sue dichiarazioni sono abbastanza preoccupanti. Tra poco. Stojkovic spaventa la Juve, le sue dichiarazioni su Vlahovic, lo vedete già dal titolo, Vlahovic non è pronto, siamo preoccupati. Vi leggo nel dettaglio perché chiaramente che il CT si esponga in questo modo sulle sue condizioni non fa altro che peggiorare la situazione. Dusan non è al meglio, non sta benissimo, mi serviva gente fresca, non è ancora pronto per giocare a questo livello, è un motivo di preoccupazione per noi. Beh, insomma, Nicola. Il CT ha chiarito che la situazione è davvero preoccupante. No, il CT non sta dando buone notizie alla Juve, l'ha presa un po' di petto già prima per Kostic, adesso anche per Vlahovic non porta buone notizie. E a questo punto non voglio dire che si dispera anche di vederlo in campo fra 4 giorni nella gara decisiva con la Svizzera, però è complicato. Sicuramente non dall'inizio, e poi vedremo se la Serbia nell'ultima mezz'ora fosse ancora in corsa per cercare un gol. Qualificazione dovrà metterlo dentro. Credo che si debbano preoccupare anche a Firenze per Jovic, perché anche lui non gioca mai, nemmeno sta davanti uno morto, come dice Stojkovic, sportivamente parlando. E però evidentemente questa pubalgia ne ha rallentato tanto la preparazione. Poi ricordiamoci che stiamo parlando comunque di un atleta di un'ottantina di chili, e solitamente sapete meglio di me che chi è un po' più prestante ci mette un po' di più a entrare in forma o a recuperarla, mentre invece chi è più agile, più filiforme, ci mette molto di meno. E quindi, insomma, la sua prestanza fisica adesso si sta rivelando un pochettino una zavorra, forse.
Mi sento tutti, Stefano? Sì, sono dichiarazioni preoccupanti, cioè torniamo a quello che abbiamo detto prima sul discorso anche poi del recupero in chiave Juventus, perché prima ci siamo un po' interrotti nella valutazione di Vlahovic, poi passando a De Ketelaere. Però la mia domanda resta attiva, nel senso, è vero che Nicola ci dice ha fatto tanti gol, 16 gol e va bene, però è stato strapagato, allora se vuoi te la giro Nicola per i gol che ha fatto, per l'apporto che ha dato alla Juventus, è stato strapagato. E quindi quando è che diremo no, Vlahovic non è stato strapagato? A fine stagione tiriamo una riga sui gol fatti, le presenze? E non lo so, ma Stefano, dipende dalle valutazioni. Cioè, secondo te lui è l'uomo che deve far vincere lo scudetto? Non è, no. E chi lo deve fare? Non lo so, lui è l'uomo che deve... Cioè, cosa deve dare secondo te per essere un... Non so, se poi a fine stagione chiudesse con 15 gol, sono troppi pochi, 18 sì. gol, sono troppo pochi. Pochi, pochi. 85 milioni e 7 di ingaggio, deve dai. Farmi almeno 20 gol sempre. Tutti gli anni 20 gol e non mi deve far eliminare al girone di Champions League, se no scelgo qualcun altro. Ma anche in un anno complicato in cui ho la pubalgia? Lo so, allora per Pogba dobbiamo usare gli stessi alibi, per Di Maria anche. Vogliamo dire che Di Maria è stato sfortunato perché ha avuto dei problemi muscolari, Pogba al ginocchio, Lukaku anche. E quindi, cioè, nel senso, dobbiamo utilizzare questi alibi che diamo a Vlahovic per tutti. Stefano, Pogba e soprattutto Di Maria sono giocatori su cui la Juve costruisce soprattutto il presente e quindi devono arrivare a dare un contributo. Questo è un investimento che va scaricato in anni e anni, secondo me. Obiezione, a 85 quindi milioni serve pazienza. Obiezione, a 85 no. milioni non ho pazienza e non è un investimento che valuto tra 3 anni. A 85 milioni mi servi pronto subito e se l'anno scorso comunque sei arrivato a gennaio hai fatto comunque il tuo, nel senso che poi la Juve si è qualificata in Champions League, però quest'anno rientri anche tu nei colpevoli della stagione, secondo me. No, oltretutto secondo me il problema è se di fianco il parametro zero fa più bella figura di te, certo. Nelle stessa squadra, È quello. Cioè... Parlavo di Milik? Sì. Ma Milik secondo me è un giocatore, se possiamo dire che forse Vlahovic è stato un po' sopravvalutato, nel senso che credevamo di avere Haaland in Italia, ma già quando era a Firenze, cioè un po' troppo presto, forse è stato anche controproducente quel giocatore che ha bisogno di lavorare per crescere, secondo me è un prospetto molto interessante. Secondo me Milik è un giocatore che noi abbiamo reputato uno che si rompeva sempre quando ha avuto due incidenti molto sfortunati, che sa giocare a pallone, è un giocatore un po' sottovalutato a mio modo di vedere. Milik, io ce l'ho visto, mi sembra veramente uno che gioca bene, ma veramente bene. Poi magari è meno bomber di Vlahovic, questo è molto probabile. La soluzione sarebbe farli giocare assieme, incominciano a diventare un po' troppi, se poi contiamo che c'è anche Chiesa e quanti ce ne sono, ma lì sono i problemi di abbondanza che dovrà risolvere Allegri. Ragazzi, secondo me, se parliamo di Pogba possiamo fare tanti discorsi, se parliamo di Vlahovic vi dico aspettiamolo, perché con discorsi del genere è vero che il Milan l'ha speso meno, a quest'ora Tonali e Leao facevano la cosa. Però Nicola, scusami, quanto rischio c'è di un De Ligt bis oggi su Vlahovic secondo te? Perché De Ligt... Ma io non sono così convinto che De Ligt sia un pacco postale come dite voi. Secondo me De Ligt sarà un giocatore che lascerà alla Juve importante nella storia futura. No, infatti, infatti quello che ti dico io è, tra i tempi che chiede Stefano e i tempi che avrà la Juventus, De Ligt è stato rivenduto a una cifra importante, perché vuol dire che nel mondo gli estimatori rimangono nonostante 2 annate o 3 storte. Esatto. Però quello arrivava da una semifinale di Champions League. Vlahovic l'abbiamo visto nella Fiorentina. Punto. Adesso lo stiamo vedendo nella Juve. La Juve quanto tempo gli concederà prima di dire ok, grazie, arrivederci? Ma l'arrivederci di perché anche De Ligt era giovane. Al fatto che De Ligt voleva andarsene, altrimenti probabilmente la Juventus l'avrebbe tenuto. Se Vlahovic si stupa di stare alla Juventus, allora cerchiamo di capire perché De Ligt si è stupato, l'ho anche detto, perché la Juve praticava un gioco che non gli piaceva, come ha recentemente detto Dani Alves, per carità, che non lo valorizzava. Questo è un problema che dobbiamo analizzare. Non lo valorizza neanche la nazionale. Io credo che sia un investimento su cui non rischi di perderci Vlahovic, perché comunque lo rivenderai bene. Il problema è di non correre il rischio di mangiarti le mani, perché questo è un giocatore che può lasciare un segno importante.
Michael, tu come la vedi su Vlahovic dopo le No, dichiarazioni anche di Stojkovic? no, ci sono due paralleli che secondo me c'entrano il punto. Il primo è quello che tutti e due gli faceva notare Claudio. Il primo, Milik. Ragazzi, sottovalutato, sopravvalutato, abbiamo sbagliato noi, eccetera. Milik arriva alla Juventus come terza, quarta scelta, perché prima volevano Morata, Allegri avrebbe voluto tenere Morata, poi si è parlato di Depay e poi è spuntato fuori Milik quasi così, all'ultimo, giusto? Se la terza scelta per farti da vice emerge più di te che sei stato pagato 80 e sei giovane, un problema c'è. E poi l'altro termine di paragone è De Ligt, perché può anche essere vero, e non sono troppo lontano dal pensiero di Nicola, che De Ligt da qui in avanti lascerà comunque il segno, perché è un giocatore con delle potenzialità, con delle qualità, con una prestanza fisica e tutto quello che volete, che diventerà grande, ma la Juve non ha reso per quello che è stato pagato. Fortunatamente ha reso in È lì cassa il quando è problema. stato venduto, perché la Juve l'ha venduto Io sono meno. sempre d'accordo con Nicola Gallo, ma oggi assolutamente no, nel senso che In questi anni però l'unico che ha reso per quanto è stato pagato forse è Chiesa. sì, che non sì. ha il rimpianto di aver speso troppo. Però Vero? quando Nicola Magari dice il Milan con Bernardeschi, Pirlo e Kulusevski. con Pirlo, con Tonali e con chi era l'altro, Leao. Leao. Ma non possono essere paragonati perché il paragone ci può stare un po' tirato per i capelli con De Ketelaere di Tonali e di Leao, ma Vlahovic assolutamente no, proprio per quanto è stato pagato. Cioè, se Vlahovic fosse stato pagato 35-40 milioni a gennaio dell'anno Era in linea, scorso, dici diciamo. va bene, sta facendo il suo, ne Sì. parliamo tra 2 anni, l'anno prossimo. Ma 85 o è stata furba la Fiorentina o ha sbagliato la Ma Juve la valutazione. questo sicuro, Stefano, però parliamo di un giocatore Però alle spalle, intero. l'anno È un scorso. giovane, bisogna aspettarlo. Passa dalla Juve, cioè dalla Fiorentina alla Juve, dove si sbaglia una partita, non va. Stefano, il primo pallone che tocca col Verona all'esordio fa gol. 30 secondi all'esordio in Europa fa gol Sono in d'accordo, Champions. sono Non d'accordo. stiamo parlando di un giocatore No, banale. Adesso aggiungo ma io non invece ho una giudizi. cosa, La cosa aggiungo una cosa a polemica favore sembra di adesso Vlahovic, stupida. però, perché l'anno scorso la Juve ha pagato 80 milioni Vlahovic. Primo perché l'ha preso in corsa e quindi A gennaio, serviva a gennaio, serviva per portarlo via in corsa, serviva sì. forse anche qualcosa in più. Voleva anticipare l'arrivo dell'ultimo anno di Sì. contratto dove poi magari tutti iniziavano a infilarsi e quindi qualcosa in più ed era l'idea del faccio questo sforzo economico per andare in Champions e in Esatto. Champions c'è andata. Da questo punto di vista è stato Sì, ma io una non ho mossa una che ha sentenza dato. definitiva, eh. Era solo No, ad oggi cercare sono di d'accordo con capire. te. Lui Io dice fino a quanto si può ho aspettare, cioè fino a sempre quanto si avuto può molta aspettare prudenza Leao. su questo giocatore, nel senso che l'ho sentito spesso consacrare perché i numeri gli danno ragionissima, ma io quando lo vedevo a Firenze l'ho visto attraversare dei mesi di difficoltà, l'ho visto sbagliare dei gol Beh, anche se fosse semplici e come poi l'ho Mauro. visto svoltare, questo secondo me dal punto di vista caratteriale è stato una dimostrazione di forza importante, con la contestazione dei tifosi ha fatto comunque bene, si è riconquistato anche Firenze in un certo modo quando già si sapeva che comunque poteva andarsene via, però io non sono mai Non ci ha mai rubato rimasto. l'occhio. No, ho rubato l'occhio per forza Folgorato. di cose, però non mi ha scatenato quella scintilla di altri giocatori che magari poi floppano, per carità, No, che però non poi lo so, in Vlahovic caratterialmente sembra anche avere il carattere pronto per esatto. una squadra come La la Juventus. personalità. Si sente molto sicuro dei propri Forse mezzi, troppo, quello che però. prima accennava Nicola del fatto di essere stato un po' montato a panna. No, se anche fosse come Nell'Olimpo, orrore che questo ho. Divi 7, Divi il 7. parallelo con Ronaldo e la casa di Ronaldo. Ma Divi 9 Poi ha era cambiato comunque. subito. Dico, poi ha Poi, cambiato il numero. sì, no, certo. Però no, se anche fosse come dicevi tu, Però Claudio, non è Mauro Piontek, Icardi, eh. beh, avercene.
No, certo. Nel senso, finché è stato giocatore, era un giocatore da più non di è Piotr, però questo lunedì c'era qua una sorta di critica continua ai Cardi, no? Però dopo, ha fatto solo gol, non tocca pochi palloni, no, da sempre, da sempre. Vabbè, Cardi l'unica scelta che ha sbagliato è quella della moglie, nel senso... Ma quello è un altro discorso, cosa perché lui è tu? Felicemente ancora accoppiato con lei. Dobbiamo fermarci per un istante, perché poi le dirette proseguono. Bandito. Mi tengo qui, Garioni e Cuomo... Ah. Mentre lascio preparare la diretta chiaramente di questa sera Stefano Donati e saluto e ringrazio anche Nicola Gallo. Ciao, ciao Jessica, ciao a tutti ragazzi. Ciao Nicola. Un piacere Nicola. Restate in nostra compagnia tra pochissimo. Sì, perché arrivano notizie.